Ciao Gudriel, bentornato da Carlo. Come promesso nella lezione precedente, oggi parliamo di un dispositivo che assomiglia ad un animale come il mouse. In un certo senso, come potrai immaginare e vedere dalla sua forma, possiamo proprio affermare che assomiglia ad un topo. Pensi ci sia qualcuno al mondo che oggi non sappia il significato di mouse? Se qualche anno fa aveva un senso chiamare il puntatore del computer col termine topo, vista la sua forma molto vicina all'animale in questione, oggi mi viene da dire che quasi non ha più senso utilizzare questo nome, perché il mouse può assumere delle forme più disparate. L'unico limite è la creatività. Prova a farti un giro in un negozio, ma non quelli specializzati in informatica, quello che vende generi per la casa, gadget, qualcosa del genere, un po' eclettico, o semplicemente fatti una ricerca sui motori seguendo la sezione immagini. Ti puoi perdere nei meandri della creatività umana, a volte anche aberrazione mentale. Troverai un mondo affascinante, con design a forma di cuore, corpo di donna, cyborg, calcolatrice, Hello Kitty, peluche, lingotto d'oro e quanti ne vuoi. Pensa, ne ho trovato facendo una ricerca anche uno a forma di topo vero. Se non ci credi, prova a scriverti questo indirizzo lunghissimo oppure vai sul sito, alla lezione riferita al mouse e clicca sul link qui riportato. Tieniti forte perché otterrai una bella sorpresa. Ormai il mouse è diventato un oggetto più estetico che funzionale, quasi un oggetto regalo, cosa anche originale tra l'altro. Sì, tutto bello e accattivante, ma cos'è un mouse? Tecnicamente è un dispositivo in grado di comandare e muovere un puntatore visualizzato sullo schermo ed eseguire alcune funzioni di controllo e governo del computer intero. La sua azione è determinata dalla pressione dei click, cioè dei pulsanti presenti sullo stesso, e dal movimento del mouse. Un mouse è costituito da un involucro che contiene una circuiteria capace di rilevare i movimenti del dispositivo e rappresentare questi movimenti sul monitor. Ne esistono di diversi modelli. I primi dispositivi erano sostanzialmente meccanici. Al loro interno era custodita una sfera che, ruotando durante lo spostamento, produceva, grazie a dei sensori, il movimento del puntatore sullo schermo. L'inconveniente era dovuto all'ingombro del filo e dalla sporcizia che col tempo si accumulava all'interno della parte meccanica dello stesso. Ciò produceva imprecisioni sul movimento, non avendo più fluidità il puntatore stesso. Successivamente sono nati i mouse ottici che, grazie a dei sensori, hanno portato ad una maggiore precisione e minor peso dello stesso, risolvendo anche il problema della sporcizia interna. Non avevano ancora risolto però il problemino del cavo, il quale comunque nel corso degli anni si è trasformato. I mouse dinosauri, avevano un collegamento denominato PS2, mentre quelli più recenti adottano una connessione USB. Alla fine però non potevano non arrivare. Sono nati i mouse tecnologicamente avanzati con trasmissione del movimento senza fili. Tecnologie che sfruttano vari tipi di onde elettromagnetiche, ma senza più il problema dell'aggrovigliamento del filo. La portata dell'azione era di qualche metro e una grande libertà di movimento e tra l'altro in qualsiasi posizione tu metti il mouse. Questo dispositivo così concepito è costituito dal puntatore vero e proprio e da una seconda unità denominata ricevitore, il quale appunto riceve tramite onde elettromagnetiche il comando del signor capo. È nato però un effetto collaterale, marginale se vuoi, ma pur sempre un problema, che è quello dell'alimentazione. Ovviamente, mentre la circuiteria dei mouse cablati veniva alimentata e viene alimentata dal computer direttamente via filo, quelli senza collegamento, quindi wireless, per poter funzionare necessitano di un'alimentazione propria, ossia le batterie. Esistono modelli con batterie ricaricabili, ma a mio avviso un po' scomode, e quelli con pile classiche. Se usi mouse con pile ricaricabile, normalmente si ricaricano adagiando il dispositivo mouse su una base di ricarica.
ma se il computer è spento, come puoi ricaricare tecnicamente le batterie dello stesso? In teoria non si potranno mai ricaricare. Allora cosa puoi fare? Hai due possibilità: o colleghi un altro mouse con filo per la durata della carica delle batterie, oppure acquisti un caricabatterie con pile a parte in modo da averne sempre una scorta. Nel caso di un mouse con pile normale, invece, ti sarà sufficiente avere una scorta di almeno due batterie, o in mancanza, anche qui collegherai un mouse cablato. Ma come si presenta e come funziona un mouse? A parte il design più o meno ergonomico, il mouse ti mette a disposizione un certo numero di pulsanti, partendo da una base minima di 2. Questi pulsanti sono denominati tasto destro o tasto sinistro o pulsante destro e pulsante sinistro. Il pulsante sinistro, con un solo clic, esegue la selezione di un file, ad esempio. Un doppio clic ravvicinato, invece, permette di far eseguire una funzione, come aprire il file stesso, oppure avviare un processo o selezionare per intero la parola testo sulla quale hai cliccato. Un triplo clic, invece, molto ravvicinato, permette la selezione estesa di un intero paragrafo adiacente alla zona del clic. Ancora, per il pulsante sinistro, se mantenuto premuto, permette di trascinare e spostare l'oggetto o gruppi d'oggetti, in inglese drag and drop, o effettuare una selezione estesa per successive operazioni. Il pulsante destro, invece, permette di aprire un menu a tendina, a cascata, come vuoi tu, facendo apparire delle opzioni di scelta da eseguire sul file selezionato o gruppi di file precedentemente selezionati. Per inciso, le funzioni dei pulsanti possono essere ottimizzate ad personam in modo da migliorarne l'uso. Tipico è l'esempio del cambio di funzionalità dei pulsanti destra o sinistra per un utente mancino. Una chicca che hanno introdotto i costruttori è la presenza di un ulteriore interruttore, microinterruttore, posizionato proprio sotto la rotellina. Tenendo ben fermo il mouse e premendo la rotellina potrai avvisare il classico clic del microinterruttore presente all'interno. Il puntatore sullo schermo cambierà forma, trasformandosi in un cerchio al cui interno sono presenti due frecce in direzioni opposte. Se apri un file di testo e inizi a muovere il mouse senza premere altri pulsanti, diciamo verso il basso il movimento, noterai che magicamente la pagina inizierà a scorrere, permettendoti una lettura senza toccare il mouse stesso. Quindi potrai adeguare la velocità di scorrimento della pagina e delle pagine in base alle tue capacità e velocità di lettura. Quindi l'apoteosi della pigrizia, se vogliamo. Detto questo, però, credo tu sia consapevole di una cosa rivoluzionaria che già è avvenuta ai tempi odierni. Ossia, è iniziata l'epoca del tramonto di questo dispositivo a favore dei touchscreen. Bene, nella prossima lezione conoscerai un altro dispositivo di interfacciamento verso il PC in termini di input, la tastiera. Ora un forte saluto, ciao da Carlo e alla prossima!